credo. Forse sì, non lo so. Se c'è un'autorizzazione. Perché gli vedo tanto? Ma come inquadrare? Perché oggi la vita è ingiusta. Ci chiederai. Buon 8 marzo, ci vediamo domani. E Rai, ci vediamo su live. Cacchio, cioè, Guarda. Guarda. Fallo, oh mio Dio. Ma tutte le notifiche delle pere, yes! Guarda. Yes! Non si è visto una, non ho capito un cazzo, scusatemi. Marco, fai una stories. La faccio io, vorrei, anche sono meno persone di Marco. E taggami che te la riposto. Veramente? Buon 8 marzo! Vai, niente. Ma sono andato ancora qua. Siamo in live su Twitch con Marco Madia. Ecco Robin. Sarò io! Dai, mi hai preso così, scusami. Sì. Ciao Mauro. Ciao! Io ce lo posso me lo impresti? Certo, posso rispondere su Instagram alle nostre fan donne? Perché solo quelle donne? Ah, bravo Marco. Un attimo, amici, che sto ravanando. Ah, che fatica, bestia, che fatica. Qual è? Madonna, quanto puzza questo telefono. Ma non mi basta, Roby. Allora, col pacciocchino non posso... Non posso farlo, Roby. No, sì. Non basta, è troppo largo. Fidati che ce la facciamo, guarda. Ma sei brava, eh? Ah, un attimo, amici, sto ravanando. Aspetta, ho spento il telefono. Un attimo, eh? Aspetta, ti aiuto io. Eccomi, ci sono. Con le dita in mezzo per quello. Vai. A posto, ce l'abbiamo fatta, porca miseria. Che fatica maledetta. A posto? A posto, sì, certo, Esper. Cosa, avevi dubbi? No, io di te non ho mai dubbi, Morelli, mai. Allora, guarda, io lo faccio così la live. Sì. Questo sarà un grande fratello, praticamente. No. Ciao, amici. Purtroppo, ehi, ci sono dei subscribers. Marco, stai facendo qualche cosa? Ma spoiler, togli queste robe. Non si vede una sigla, che spoiler. Ma no, mica il cazzo di consiglio qua sotto. Cosa ci dite? Guarda, ma che soldo. Ma il raid 8 marzo era? Eh? Il raid l'hanno inventato loro, buon 8 marzo. Ah sì, io mi fido, però. Ma che puzza, Roberta! Ho mangiato qualcosa, mamma mia! Lui. Allora, amici. Tu hai le chat qua? Sì. Sì. Non dovrebbe vedersi, ma però. Cosa, no, si vede? Lì si vede. Però. Un attimo, allora facciamo. Facciamo che la tolgo. Scusa per il mio alito. Ah, stai calda ancora. Chatbox. Chatbox. Un attimo, amici, Ma vedi, idem non stream. La chat si vede, Marco? Sì, sto guardando. Ma allora. Non ce l'ho. Era. Dov'è l'elenco di cose che si vedono o non si vedono? Dovrebbe essere tutto scritto. Siamo in live se vuoi parte. Ok, così teoricamente non dovrebbe esserci. Marco! No, così chissà. Così ma forse non c'è. Come tocchiamo con i diti? Event list. Ok, probabilmente così non si vede la chat. Ma ok, non c'è più la chat. Ah, però molto bene. Vorrei abbassare il nostro gruppo di voce, perché ci sono persone intorno a noi e stiamo guidando tantissimo. Me ne sbatto i coglioni. Ma che cazzo dorme alle 6:30? Sono le ore 6:30. Cioè, i vecchi vanno a dormire adesso. Ma stai ravanando? Dici di fare poco casino, poi strisci tutto. Ma si può fare questa cosa? Ah, ma non diceva che non si vedeva neanche prima. Allora cos'è tutta sta roba? Ma sono tantissimi. Amore, l'ho fatto vedere Twitch quando non c'era chat. Lo so, ma la vedo doppia io. Esatto. È la stessa cosa. Scusa, ma allora se io faccio così... Scusate il traballio, eh. Ma perché hai messo due dei messi, mi sa di muoverne una. Io per esempio avrei messo scene diverse. Posto? Come mi sciacquo la bocca adesso? Okay. Punto di domanda. Dell'acqua. Non c'è l'acqua. Perché quella lì era la chat del... Cioè questo qui è un'altra cosa. Comunque buonasera amici. Uno è il widget, l'altro è solo per me. Esatto, è per quello, solo che... Ma finalmente posso esserci anche io. Uo, satatana e tu. Scusa. Cindale. Sasalapette. Comunque grazie a credo Step sia quello che si è subato prima che... Grazie Step. Wasanza de Sasala. Ehi.
Marco, facciamo una lotta. Vai. Vileno, lo so, è lo stesso giorno. Aspetta. 3, 2, 1, fight! Marco contro abitante! Abitante! Fatality! Sotto maio. Vedo bene come Ziggler. Sono bravo come Ziggler. Sotto maio. Marco, stai tirando fuori? Cosa fai? Il telefono, voglio leggere quello che dicono la gente io. Io li leggo qua, guarda, hanno scritto Fatality. L'ha scritto Captain J. Ho detto proprio. Adesso vi leggo meglio, Ciao amici. Domani ci siete in piazza San Marco. Alla Cartoonix ci siete, non fare il volgare. Uno scherzo. Non si fanno gli scherzi con queste cose sessuali. L'8 marzo. Cos'è qua che è uscito fuori? Sono i miei messaggi che ho. Siamo sotto marzo. Vai a leggere cosa. Luke, scrivi a Marco in caso. Perché scrivi non... a me, Luco. Non posso alzare. Scusate, anziché stare Gobbi, almeno tagliamo anche la roba. Gobbi, perché devi insultare i nostri amici juventini? Perché fan cagare. Vabbè, io sono imbarazzato. Sei incinta? Sì. Ma se ci mettiamo in una posizione meglio di questa. Grazie, blablabla. Grazie, blablabla. Ma io sto la chat qui perché devo. Ma quindi stiamo in piedi? No, sono la certo. Non posso essere in piazza San Marco. Sto così. Va bene, se non si vede a schermo la chat va anche bene. Sì, che vi frega, tanto la leggiamo noi. Marco. Che bisogna, cioè. Possiamo metterci in un'altra posizione? Come la vuoi? Qua. No. Stiamo seduti noi. Non possiamo, Marco. Perché? Perché non si può fare. Possiamo fare così. Guarda. Ah, adesso mi vedo. Perché non si può fare? Perdona. Adesso vai là. Ma perché mai siamo del cacchio? Amici, guarda, adesso faccio la gag anche in live. Guardate la palestra, i frutti della palestra. Un tavolino, bellissimo. Sono 2 metri per due, Sì, lo fa anche è se mi dice sopra. Di però non lo faccio vedere. Ma è legno, è piombo. Sì. Prima ha alzato anche me afferrandomi da. L'ho preso dai piedi e fu quindi, ma, quindi se volete essere di paesi come Marco, andate su Instagram, fate la roba bianca che uscite, Morelli. Cosa dici? Volgare, sono le notifiche, si trovano da solo. Mi seguiti? Certo. Non lo fare mai. Che brutta idea. Non mi siedo. Dove la vostra live? Roberta. Non farei mai. Ah, cacchio, scusa. Quanto storto il piede di Esperi? Posso fare così? Non lo fare. Guarda che si sono strappati di pantaloni e si è messo il più del chat. Guarda che schifo. Ma del chat? Che schifo. Ma poi riuscite a leggere l'alert? No, ma senti tutto sto spazio del cielo. Si è resubato qualcuno. Albitiba. Albitiba l'abbiamo ringraziato. Tatanka chef, grazie mille. Se mettete ed è andato un altro mese, c'è solo una cosa da dire in questo caso, lo esprimo. Non so farlo, scrivete, fateci meme, scrivete qualcosa qua. Voglio togliere quel quadro io, veramente non si può togliere, non si può. Esprit, ti chiedono come stai. Ah, beh, sai com'è, quando la vita da limoni. Ma che limosa, limosa. Esprit. Ma a me piace quel quadro. Evidentemente Alex non possiedi le pupille, Mi hai infilato la bottiglia nel culo, Robby. Scusa, Robby. Rispetto e non volgarità in questo caso. Guardate, ribalto tutto, non mi fate nervosire. C'è la cosa, il flip table. Questo qui? No, è solo su Twitch, c'è una tizia che. Ah, sì. Ma se a terra stavo diventa giudo bestiale. Non azzecco mai il nome, Tatanka Shif. Allora, poniamo un questionario. Un altro questionario, bene. Ovvio. Prego. La Cartoonix. La Cartoonix. Sì. Allora, sì. Amici, la Cartoonix. Volevamo sapere, riuscite a portarci la carne secca? Madonna, vi prego! A portarci della carne secca? La carne secca! Io! Amici, chi ci può portare? Beh, però manca un... cioè, domani. Se ce la fate, se ce la fanno, non è che... Se ce la fate, ci procurate della carne secca. A me non mi hanno ancora mai guardato in faccia, penso, dal colore di lui. Ce la fate a guardare la cadre... Cosa ho detto? Ma guardare la cadre... Ce la fate a
a prepararci la carne secca? Ce la fate? Amici, avete visto quei jeans? Marco, non li vedo quasi mai. È un tavolo di polistirolo. Quello. Marco, di allora. Che eccitatura che ho avuto. Ma che mi sono stampo sul tavolo. Bravo, eccolo via. Aspetta. Non volevo farlo. Sinceramente spaventato. Ho trovato un organismo strano nel mio letto alla fin fine. Quanto è strano? Allora, facciamo che siamo i presentatori. Dai, penso. Sono la valletta io. Così, buonasera. Ci muoviamo noi donne. Buonasera. Beh, no. Con le mani così. Faccio i cavoli miei comunque. Intanto. Buonasera. Ah. Buonasera. Come togliere il tuo culo dal mio mano? Ho scusato, sono la tua mano. Così ci siete di più. Vedi, potevi farlo dal principio. Ma perché così, dovevo stare in piedi? Ma così sono tutto zoomato. Ma sei veramente pazza! Scusa, l'abbiamo visto solo da, io. Che costa 6 miliardi sì, delle vecchie lì. Vabbè, sono brutta qua a prenderlo se. Io vorrei essere lì domani, ma purtroppo non mi sarà concesso. Perché? Da chi? Scusami, chi te lo impedisce? Le giustificazioni, portate la giustifica. Uno ha scritto gatto! Come? Ah, ha scritto schifosi, per quello infatti dicevo, dov'è? Ciao gatto! Ciao gatto, come ciao, stai? Ciao gatto! Sei di Milano? Sei di Milano, gatto? Ma gatto dov'è? A casa. Perché? Perché arriva domani. Arriva domani? Sta con noi, poi io va via. Roby tecnica dell'audio subito, dice capo, quindi non so quanto vale. Tecnica dell'audio. Prova, ragazzi, va. Così gli è piaciuto. Il gatto ha riscritto solo schifoso. Sono io schifoso. È vero. Io voglio vedere un attimo di sopra. Morelli sta vivendo una pace interiore che manco Buddha. No. E dai, non dovete dare fastidio. Non mordere, sai? Non mordere, non pizzicare nel mordere. Oh, la pellicina delle braccia. Ti spezzo la gamba. Il collo, i peli del collo, sono sensibile. Sono i peli del collo. Esprit, partecipa a ti. Aia, ma non si fa. Devi c'è. È stato lui che l'ha dato meglio, l'ho dato a te. Mara Budone, cos'è? Cos'è? Moro buddone. Perché buddone. Ma non benati. Moro sembra uno di quelli che dopo aver bevuto 5 birre si sdraia sul divano. Un alcolizzato. Ma perché ho dopo 5 birre di tua? No, una sega qui nel mezzo. È una... Voglio vivere la mia vita come Esprit vive la sua. Così dici? Sei un pezzo di... Che fastidio quando ti toccano il collo. Marco! Dimmi. Hai bisogno? No, ora posso. Aldo, Giovanni e Giacomo al Ciclema. Al Ciclema. Le tre ci metto sul comò. E lei la figlia del dottore? No. Attenta, che velocità, Roby, troppo. Io ho visto, non ho visto. Ietare è andato via perché gli stavate sulle balle. E sì, adesso quant'erano spostatemi. Fare in modo che io possa essere sbattuto. Comunque non è l'inquadratura. L'avete scritto tutti quando ti toccano il collo, non è incredibile. Esprit invece si sta occupando di registrare un piccolo vloghettino da vedere su YouTube. Ha fatto 3 clip in tutta la giornata. Prendi. Adesso fai una clip mentre stiamo facendo la live. Dai, Esprit, fallo! Ehi! Buon 8 marzo, ragazzi! Sai che quei capelli stai bene tanto come quelli lunghi? È una bugia, sì, lo sappiamo tutti. Marco ha messo la maglia di Goku per far capire che lui si allena. Ecco perché Moro invece ha la maglia con sopra una papera. Ma I'm a doctor. Però ce l'ha, hai visto che hai i buchetti? Tipo po' sono molto stanco. Amici! Che paura, Marco, ma sei pazzo? Amici, ma mi hai stordito. Penso, siamo in live su Twix. Io vero. Il mio è un Honor 10, amici. Quello è di Moro invece è un SP. Che? S Plus. Il mio telefono è un OnePlus 6T. Robby ha fatto un petto. Robby ha fatto un petto. Avete visto fatto Robby? Ho toccato qualcosa. Le pastine? No, era tipo un robo bagnato e ho detto merda. Scusate. Vi guardo, guarda. Vi sta guardando la mia mamma, diceva Ramon. Ciao! Come si chiama? Come si chiama? Mamma! Non so se voglio. Se Ramon! Ciao, mamma della Ramon! Ciao, mamma della Ramon! Non so se voglio dire. Vabbè, non lo diciamo. Non lo diciamo. Moro, io ho la stessa maglia con Doctor. Ecco qual è l'altra. La dovevo prendere io. Questa invece è I'm a Doctor. La faccia della papa è più bella. Tra l'altro, di questa qui, quando l'ho presa io, non c'era la M. Sì. Amici, se volete prendere queste maglie che ci vedete. Tu no, lui non c'è, cioè ce l'ha sotto. Se volete queste maglie qua,
su Pumpling, se usate il nostro sconto termo 15, avete il 15% di sconto, se volete, altrimenti non lo usate, vedete, mettete dei soldi per la droga. C'è il comando Pumpling, comunque, se un moderatore ci fa la certezza ideologicamente fantastica, voglia. Certificata, cioè, certo. Pumpling ha fatto Luke. Ma cosa devi sapere? Lui dice no, perché gli ho fatto due volte sul capo. Esprit, perché ti voglio attivo. Ma io sono attivo quando sono quasi attivo, non quando sono stanco. No! Grazie a tutti, bella quella di Esprit. E Gandalf che dice: tu non puoi passare! Oh! Scemo! Sì. Va piano. Basta, sono le 6, Esprit. Non mi abbono ai termogifo. Perché non mi sono abbonato? Abbonati ai termogifo. No, non mi sono abbonato l'altro giorno. Ma non ho per coglioni allora, Esprit. Guarda. Io farei, ma non ficco. Scusa? Io lo farei, ma già non ficco così. Di che? Quindi allora, che siamo. Siete bellissimi voi. Che non siamo. Le donne non ci vogliono queste magliette nere. Ma cosa stai dicendo? Ha scritto questo ragazzo. Questo ragazzo. Però si chiama Fiziano Terro. Fiziano Terro? Pucciano la Valotti. Esprit, io domani ti pizzico le natiche e ti prendo a calci nel sedere. Ha scritto cosa? Sì, ti vomito anche nella testa. Fa tipo. Sì, con la saliva fa così. Lo sai come ho visto il tuo socio di oggi, Verona? C'è stato un periodo. Ma Gatto ha regalato un botto di sub. 5 per cortesia. Non volevo dire. Ma chi è Campioto 94? Grazie, Gatto, grazie mille. C'è anche Bamba Treccia comunque. Sono 5. Amici, ringraziate Gatto se avete fatto. Se vi ha regalato. Se avete coraggio. Esatto. Non so parlare d'amore. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Guarda le motte cicchibe buone. Cioè, se vuoi far spostare Esprit un po' più in là, che è un culone. Spostate un po' più in là. Non sono un culone, infatti. Spammate quelli di Thermos. No, però grazie. È praticamente quando ho toccato. Ma basta di toccare le cose. Cosa stai toccando tu? Volevo. Ragazzi, sto morendo. Niente, abbiamo scoperto cosa gli fa solletico. Non è solletico, mi stai stringendo così. Io tengo il telefono. Thermos, che videocamera consigliata per fare video? Questa. Cosa stai con le mani dietro? Ti assicuro. Ti con le mani dietro così. Comunque, per fare video... Non faccio niente, mi sto sdraiando. Per fare i video, dipende, allora, se vi serve una vlogging cameras che costi poco... Poco. Ma la reflex non va mai bene. Cazzo, come fai? Cioè, per portarla in giro? Ah, no, per andare dico a casa. Se dovete fare dei video dentro casa, io consiglio sempre la Sony Alpha 5000 o 5100. Sta vedendo un brufolo qui, mo. Altrimenti, se vi serve da portare in giro, c'è questa Sony qui AS Roma. No, SH50 o S50? No, hai un brufolo qua dentro. AS50. E... costa poco. Pier stava scherzando. Robi con calma, dire. Sì, quella mossa si chiama ammozzicata do ciuccio. Sì, è il morso del cavallo. Ammozzicata do ciuccio. No, il ciuccio è l'asino. No, è proprio sì, uguale. È come cosa comunque. No, non è qui, è più qua. Qua. Vedere Esprit e Robi con la felpa mi fa schifo. Mi fa fare il muscolo, no? Mi fa schifo. No, ho sbagliato a leggere, è stato educato. Sono mio marito. Fa fare il muscolo. Ha detto che fa caldo. Effettivamente siete un po' balordi. Io sto muore, mi spoglio nudo fra un attimo. Ma è così nudo d'inverno. Tu hai il nudo d'inverno. Io non so cosa stai facendo. Ma qua ci sono un sacco di nervi, non si può fare. No. Però qua. Ma pensavo di averlo inventato io il nome, ma era un tavolo. Quello che serve per svegliarsi è un trucco. Ma questi faccio vedere. Aspetta, questo è un trucco. Per quando. Per voi che avete la patente. Voi, infatti, io. Esatto. Io ho patente. Quando. Quando guidate e avete un po' di sonno. E avete un po' di sonno, no? Che vi inizia a calare la palpebra. Questo è un trucchetto. Se vi pizzicate qua. È termo 10, ragazzi. Vi dà una botta un attimino di adrenalina. 15. Che vi risveglia un pochino. Termo 10, dillo. Termo senza la S. Non era 15. Termos 15, termo 15. Termo 15. Ma sei deficiente. Per Pumpling, il codice per Pumpling. Per comprare le magliette, usate il nostro codice 8%. Esatto. Amici, guardate, a me è venuto un brufolo qua. Qua dentro. Come faccio a me? Non si vede, non si vede, piccolo. Ma che schifo, ma levati. Aia, mi si vede? Praticamente qua non posso mettermi gli occhiali. Ma levati. Ma levati. Ah. Ci stanno.
Poi ti spezzo Marco, basta. Marco, ti spezzo. Porco miseria. Che schiaffo. Il tavolino. Perché devi tenere sempre. Non ti toccare che fai peggio. È vero, perché se ti tocchi il brufolo poi si infetta. Ti do un pugno nell'occhio. Ti sputo nella bocca. Perché sei zucchero? Ti do il gomitato nel naso. Mezzo qui, perché è così. Oh, aspetta, finalmente sì, quella fu nuova. È la fine. Io metto su di me. Cosa succede? Feta, vai, vai, buttati. Questa deve... Vabbè, aspetta. La gente... No! Che dolore terribile. Mi ha schiacciato col gomito il fallo tutto. Fortuna che l'ho riparato un po'. Vai, aspri, vai. Ci si vede tutti così. È perfetto. Aspetta. Sai quante fanfiction? La Madonna, Esprit. Dio, che male alle braccia. Marco fa solo perché fa l'estrato, ma mi stava menando loro. Ma veramente che fai caldo, Marco? Quelle sono calde. Io così. So che molte di loro, molte delle vostre fan sognavano una scena del genere. E non ce ne sono di fan. Tu Marco ce la teniamo su fuori. Noi, come? Non, noi non, abbiamo, non abbiamo fan donne noi. Come però non abbiamo fan donne, eh? No, quelli che dicono sono donne, non sono donne in realtà. Tu l'hai detto veramente velocissimo. Sì, infatti, infatti c'è che dicono cosa vogliamo portare alla maturità fra 5 anni io e te. Come? Io voglio portare Martin Luther King. Io vorrei portare Enrico il Breve. Chi è? Non esiste, lo porto io. Lo spam. Sì, lo faccio conoscere. Okay. Potete fare il shout out a Enrico il Breve. Enrico il Breve, che deve essere. Io sono fan solo di Esprit. Beh, ma Ramona, ma scusami. Voglio dire, infatti sono contento la monta. Grazie regia. Comunque amici, oggi è l'8 marzo, quindi il ricottaro. Esprit. Dimmi Marco. Vuoi fare un augurio speciale? Ah, dopo la Robby penso che meglio non fare auguri comunque. Dopo le mille volte che 8 marzo dalla Robby, verrà. Vero, auguri sinceri. Sono felice di essere donna. Allora facciamo gli auguri a tutte le gonne. Enrico Montale. Enrico Nigiotti. Va bene Marco. E fu così che... Come? Ho fatto gli auguri a tutte le gonne. Quindi stai dicendo che le donne possono andare in giro solo con i mini gonne? Cacchio! Vergognati, Esprit, non possiamo mettere questo. È come da prima. Guarda che vergognoso, è imbarazzante. Mi dissocio. Auguri a tutte le nonne. Beh, ecco, le donne sono delle donne, quindi certo. E se fossero nonne andrebbe bene. Le nonne sono, anzi, sono le donne più esperte. Le vecchie, no? Non dire Marco, sono malissimo. Che territori brutti. No. Auguri a tutte le vecchie. Non si può dire. Le vecchie. Insomma, domanda. Quando è che una donna è vecchia? Così impari. Ma Roby, da 25 anni in poi. Ah, ok. Oh, andiamo. Andiamo. Andiamo, Fabio. Prendi Marco, questo sta sì. Marco, stai entrando in un campo minuto. Perché le donne sono. Le nonne sono grandi. Nato sarà. Cos'è il campo minuto? Ha scritto minuto. Cos'è un piccolo campo? Campo minuto. Ma cos'è? Un ha sbagliato. Un campo piccolissimo. Infatti stavo facendo la gag. Le nonne sono grandi e non è possibile. Quindi tu mi stai dicendo che le donne non possono essere minute. Ma Roberta è maggiorenne, no? Ah no. Lei è diventata vecchia senza passare. Da via. Ma c'era tutta la polvere, che schifo. Succede ogni venerdì. No, adesso fai vedere al pubblico che stai sbaffando una chiavetta USB. Guarda che io veramente ho una chiavetta identica, te lo giuro. Questa. No, questa. Sono, guarda che veramente una chiavetta USB e quello è uno stabile, è un pennarello stabile. Ma quelli nei due? Ah. Quindi fai. Vai, ti vedo per film. Grazie, Easy Isaac, grazie, molto gentile. Grazie per l'abbonamento. Ha scritto 2 anni, dove andiamo a festeggiare? Andiamo allora, a Cattolini, domani. Esatto, domani. Bravo. Mi sei fatti? Sì. Al nostro posto. Io porto da bere, io porto la bere. Ogni venerdì. Ai. Ma io vedo che siamo sempre 177, ma è una buona. Ma io da qua non vedo quanti siete, infatti. Scusa, spirito. Non avete il numero? No, 413, è piccolissimo. No, io ti perdo, non faccio nulla. Non so, se tu mi stai zitto! Ma sei scema? Ma te sei una deficiente. Roby è da ricoverare immediatamente, lo dico. Subito arrestata. Subito arrestata. Si è spaccata il compito. Ma ti ho scorreggiato nel giacchetto. Robby è caduta su Esprit lussandosi per sempre un braccio, ve lo dico. Io non so niente, non più lo so. Allora, sì, ma troppo, è un po' triste, ragazzi. Sta passando un periodo che purtroppo l'ha lasciato la il gatto. Vita Antonio Liuzzi, la pizzeria. Oh no, poi la sua c'è. Carriera, dico. Robby, vuoi un massaggino? No, tanto devo buttare questo braccio. E qua prima la sistemiamo. Puoi fare il riavvio rapido. Ma lo svappa la pipa del drago, dico. Cos'è la pipa?
quella di For the King. For the King. Ah, quella che ti fa aumentare le cure, gli effetti di tutte le cose. Bravo. Quella la battuta. Come se devo saperlo. 300 soldi. Oh, che parlo ogni volta. Mi tanto mi un pilota, io ogni volta dico che è una pizzeria. Ma amici, ma perché c'è una pizzeria a Monza che si chiama Vitantonio Liuzzi? Io mi ricordo che è una cosa. Non puoi fare il live. Non puoi! Ma sì, veramente. È uno spoiler, Robby. Io non ho fatto niente, non è bene. Vi facciamo uno spoiler. Dov'è la maglia? Prendi la magliettina Espit, per favore. Amici, questo è uno spoiler del prossimo video che vedrete. Fai vedere, mettila davanti a te così capiscono la dimensione. Guarda, tirati giù. Ecco qua. È la tua maglietta. In uno dei box abbiamo trovato una maglietta così. Ma io cosa penso? Che sia davvero... È anche leggermente sporca, se si fa il caso. Probabilmente qualcuno che ci stava lavorando, tipo donne o uomini che sono... Ma non è stato a caso. Sì, è caduta di una bambina. Ma tu non hai visto cosa c'era dentro? No, anche? Non ho visto. Ma cioè, perché che sembra veramente un cartone del trasloco quello. Robby, apri quella scatola. Non dire niente però, non fare commenti. Ma non quella, quella scatola. No, vai lì. Voglio un commento, ma no, devi... No, è lì, lì. Devi, esatto. Devi fare un commento senza spoilerare delle cose che c'erano in quella scatola. Sono pronta. Vai. Tanto come cazzo... Amici, ma io questi capelli non li... Come fai a tenere i capelli sporchi tu? E tu? Vabbè, tu sono sempre uguale. Tu? Eh sì. Scusa? Non dire niente, però sì. Scusami? Robby, sì. Non è uno spoiler. Guarda... Lo dirò, perché... Ma tu cosa te ne devi fare? No, ma guarda meglio, c'è un'altra cosa che secondo me è incredibile. Questo è incredibile. Non è vero. Era dentro il box. Era dentro il box. Vi stiamo facendo vedere. No, ragazzi, questo video è incredibile. No, hanno scritto, possiamo indovinare? No, non ce la fate. Non credo sia possibile. È veramente una cosa... Ecco, voi guardate nella vostra stanza, l'oggetto meno possibile da trovare in un box, cioè, chi è fatto qua? Medix, grazie! Grazie, grazie Medix. Mauro è come i Saiyani, i capelli più di tanto non crescono. È vero, è vero. Tanto qua c'è il backstage, Robby sta reagendo alla cosa che abbiamo trovato. Ma gli anni. Tanto esce dopo. No, sì. Backstage subito, ma appena esce. Non è lo strano, te lo regalo. No! Il mestolo di te. Meno utili, meno utili. Molto meno utili. Meno utili dei mestoli. Un liuto. Il mestolo di serve. Cos'è un liuto? Ciao Corvo! Ma li puoi tagliare. No, no. Vabbè, se volete vedere cosa sta facendo Esprit, cliccate qui. Ma che dice? Nella prossima forma di farlo, magari almeno cioè, sarebbe stato divertente. Era divertente, dici. Se volete vedere cosa fa, proprio quello è uno schermo. Marte, grazie Marte, grazie mille. Se grazie. Volete vedere. E anche De Leo, grazie a De Leo. Guarda bene lo schermo. Era una citazione al Thermo Food al primo. Sì. No. Non lo so, Robby. Robby, non cercare. Non l'abbiamo mai scoperto. Sono delle cose sataniche. Sì, una bomba no, Mario. De Leo 10, grazie mille. Abbiamo già ringraziati, non che voi ricordo. Siete sempre distratti. Comunque vuol dire, se volete vedere il video che faremo con questa regala qua, cioè il backstage, no, dovete essere sabato, la facciamo vedere. Vabbè, più o meno. Ah no, quelle da forno intende lui. Fate la sub! Ma se qui... Oh, la dovete smettere di picchiarvi! È lui che alza le mani, il perché ti sei spaventato tu? Guarda che mani deficiente. Esprit, come va con l'iPhone? Male. Sta per cadere la vita, gli sta per dopo mesi di pighellonaggio, dice te. Come va con l'iPhone? Sempre lo stesso. Bellissimo. Sì, sono tutti uguali. Non dico niente. Ho lasciato lì la statuetta, dice Eliezer. Marco. Ma quella piccola? No, quella sì, quella lì. Eliezer, sì, quella lì. Ah sì, quella lì. Quando Marco si incazza diventa terrone. Non puoi dirlo in live. Vabbè, io lo so, non posso dirlo. Io glielo permetto. È vero, il video backstage poi sarà solamente per i subscriber. Quello che ho detto prima, ho detto. Però Moro, usi le palle. Scusami, ho detto male. Vuoi leggere Tiamat, per favore? Ah, lì. Pensavo sarà usi le pod come gli uomini poco virili. Assolutamente sì, sto svappando solo dalle pod. Ma non ce n'è più quelli grossi, no. I pistoli? Cioè, ce li ho a casa, ma non li usi? No. Perché? Perché mi sono rotto i coglioni. Questi invece sono più comodi. Sì. Roberta. Roberta. Quanto dura? No, pochissimo. Ma durano tanto? No. Cosa fai?
fumo. Ma è fumo. È un tabacco molto, ecco, legnoso, perché mi fa schifo. Molto legnoso. E... quindi Moro è no. Io uso terra. Marco, posso scorreggiare? No, sa di tabacco, non mi piace. Marco, non sa di tabacco. Tanto ha l'odore. Non lo fare da questa parte. Il cazzue. Sì. Fai vedere, vieni qua. Scusa, aspetta. C'era... ancora non l'ha messo in bocca? No. Otto Marco, vieni qua. Cosa devo fare? Otto Marco. C'è il pulsante. Avvicinati, non si vede. No, ma stavi già facendo, scusami. A parte che ci stavo per sbattere. Non ho visto che stavi facendo. Ma poi sto cosa no, sta, fare, stavo mettendo. È perché stavo cercando di infilarti nell'inquadratura. Non volevo. Infilarti. Marco. Non avevo visto che stavi facendo. Allora. C'è il pulsante. C'è il pulsante. Ancora stanno ridendo. Ti prego, spiega. Aspetta, che c'è Moro che prova a spiegarmi. Non avevo visto che stava facendo. Alcune donne. Lo parlo, ma di cosa sa? Nell'indiscrezione più totale. Ma sai che sono tutti della stessa cosa? Un odore di cazzo. Ma non dire 8 marzo 10 giga di chiesa. Ma non era una cosa sessuale, volevo infilarmi nell'inquadratura, non l'avevo neanche vista. Ma sicuramente ma... fuori sono... luogo. No, sono tutti volgari, non si può fare niente. Ma io do fastidio comunque... qua. Cosa stai facendo? Sto 8 marzo. Te lo so di mimose, Marco, mimose non si regalano oggi. Cosa sembra? Hai presente? Non si regalano mimose oggi, niente di mimose, basta. Ma perché le mimose? Basta le mimose. Ma le, donne sono la cosa più bella del mondo. Appunto, io la mimose, fa schifo. Ma chi te l'ha detto? Ma era no, allora, io volevo denunciare i venditori ambulanti in stazione centrale che vendono le mimose. Sì. Ok? Vai. Ok, la vendi a un uomo che poi la regala a una donna, ci sta. Però se si avvicina una donna e te cerchi di vendergli la mimosa, non è bello. Eh no, perché dovresti perché gliela devi far pagare? Si perde cazzata. No, ma devi fare una mimosa, sì, 10 euro, buon 8 marzo, fai così. Sì. No, c'hai ragione. Cioè tu regali a lei una mimosa che però non le hai regalata. No, gli fai, tieni, 10 euro, ma stronzo. No. E poi ti denunciano perché sembri razzista, così va. Sono in stazione tutti centrale, stanno in poi, tutta bello, già devo dire una cosa che mi fa cagare. Almeno non la prendo da un ambulante in giro, la prendo e non mi gozzo i fiori. C'è un odore di mimosa incredibile da togliere in mente. Immagino. Ma in realtà le donne non vogliono le mimose. In realtà le mimose sono un po' fastidiose. Perché ti rimane. Ma poi mi piace. No, perché se tu. A parte che non so dove metterlo. Ma poi ti lasciano quel giallino che se per sbaglio ti avvicina una maglietta, basta, la puoi buttare. Gialla per sempre. Buon 8 marzo. Non so, piuttosto una rosa. La rosa è bellissima, effettivamente. Una rosa è bella. La rosa è bella. Questo puoi fare il banale. Qual è il vostro fiore preferito? Vedi, Corvo? Domiziano non apprezza. Mia madre ha un sacco di orchidee in casa. Mi piacciono. Ma che belle, sono strane. Sono difficilissime, però, sì. Che carine che parliamo dei film. Henry Jekyll, grazie mille per l'abbonamento. È vero, la Robby dovrebbe stare su e noi giù. Ma è la prima volta che ho Le violette. Però le violette sono quelle tipo così. Quelle piccoline. Quelli sono i calenduli. Calendule. Le violette non sono le piccoline. Canederli, sto per dire. Mi regalate i canederli per la festa della nonna. Ecco, mazzi di canederli. Piuttosto che mimose, prendi la polenta che è giallo uguale, più buona. I mazzi di polenta con il ragù con i funghi sopra. Mio Dio, sì. Mamma mia. Meglio i cannuoli. Anche. I cardi di Minorritano. Che palle, è una citazione ad Aldo, Giovanni e pure Giacomo. Il cosa sono i cardi di Minorritano? Che sketch era? Era quella. Com'era? Le cardi di Minorritano? Che sketch era di Aldo, Giovanni e Giacomo? E questa maglietta che mi ricordo più. I cardi di Minorritano? Quella che era? Quella dei dottori, Giacomo. È vero? Sì, è vero. No, era Aldo. No, era Giacomo. I cardi di Minorritano era Aldo. Cardi di... Non sì, era Aldo? Sì, era Aldo. Non mi ricordo Giacomo. Cardi di Minorritano. Era Aldo. Ah no, forse... Credo di Minorritano. Hai ragione, forse non era Aldo. Hai ragione, forse non era Aldo. Hai ragione. Helmut. Allora, dai Robby, l'anno prossimo ti regalo un reggiseno. C'è scritto qua. No. Giallo però. Sì. Giallo però. Sì, dimmi, ti regalo un mazzo di cannelli. Ragazzi, domani ci regalate mazzi di cannelli. No, era Aldo. Però non Goliador, oddio. La vaniglia? Voi volevate... No, Goliador mai più, mai no, io ce l'ho ancora. È vero. È
mi sono fossilizzate guarda. Epi ci ha fatto il muro di casa sua. Il muro lì meraviglioso. Io potrei farmi la mia porta di camera con le Golador, visto che non ne ho una. Mi potrei costruire. Cazzo, sì. Sì, ciao, sì. Sì, che sì. Vabbè, si attaccano anche bene. Sì, sì. Le mie camminano, le porto spesso. Lo dai a me. Non vedo così. Ma mi fa male le braccia. Mazzi di cane. No, avevamo chiesto prima se. Non so se ce l'avate. Ormai è tardi, però se riuscite domani alla Cartoon Mix. Della carne secca. Se riuscite a portare la carne secca. La vi prego, la carne secca. Non ce la fanno. Anzi, se mi vedete. Se ce la fate, siete un bubble tea, bubble tea. Siamo dei morti di fame. Un bubble tea come cazzo te lo porto. E fate vedere un po' che dolore. Però tra il dolore e il piacere. Meglio che piacere. È che la carne secca costa un sacco. Costa tanto la carne secca. Vabbè, anche in America costa un sacco. Sì. Io mi ci sono fiondata. Cioè, non ce la fanno secondo me a portarcela. Lo dico su Instagram. Se riescono, se no non mi importa. Che scoraggio della signora Maria di sopra. Ma non può essere di sopra, ovviamente. Scusa, seduta inclinata lì nella sedia. Che scivola. Questa è la carta che stai facendo. Marco. Questo è grande carta. No, volevo. Non usava niente. Ma mi fa schifo, sa di pesto. Volevo farti riprendere dalla tosse. Deficiente. Pesto di Calcutta. Ma chi è? Non lo so. Marco, tu sei un po' pazzo. Un po' pazzo addirittura, sì. A Romis, di anni fa costava 5 euro per 3 pezzi. Vuoi tirare tre pezzi? Ma 3 pezzi grandi? Sì. Ma senti qua, non 3 pezzi. Mi devo andare un attimo in bagno. Non ti puoi sedere. Arrivo subito. Ti fa la cacca. No, no, no. Ma non la faccio mai in casa di altri. Ma che schifo, Marco, mi fai senso. Adesso. Oh, oh. Love is love. Perdona. No, ho voglia di cibo adesso. Io voglio di dormire. Io voglia di. Allora, facciamo vedere le nostre scarpe. Tu che scarpe hai? Ho comprato le scarpe queste qui al Globo qualche giorno fa. Belle, sono belle, mi piacciono. Sono belline, vero? Sì, sì. Queste penso di aver preso 10 anni fa più o meno. Io ho queste che sono delle. L'ho prese da. Come si chiama? Da Pull&Bear. Schifo, c'è davvero già scarpe. Sì, è inchiostro. Per davvero? Se aspetta un po' anche a bestie. Sì, cioè, più o meno. Fagli vedere le scarpe. Hanno più o meno 12 anni. C'ha le DC classiche da skater panca bestia. Ma è stato tipo. Per tirare le orse. C'è un Globo a Milano, ma non l'ho preso a Milano, l'ho preso a fare. Sì, non c'è di queste scarpe. Non parlare di scarpe prima di una fiera. Dai, che mi si sono rotte, ti ricordi? Porca le scarpe della Befana. Guardate che Moro mi deve. Io devo la vita a Moro ancora. Quello che gli ho prestato le scarpe. Mi ha prestato le scarpe, ma andavano perfette, incredibilmente. Io ho le ciabatte nello zaino, ho le ciabatte io non ce l'ho. Andiamo in ciabatte nel Tunix. Amici, Toto maglietta. Che maglietta metto domani? Ce l'ho tutte nerd. Io metto quella di Twitch. Ho quella di Arrow perché. Ma scusa, Marco, qua finisce. Perché. Non hai visto l'annuncio? Finisce. Marco. Andiamo a Cartoon Mix. Che è la fiera del fumetto. Come fai a dire troppo nerd la maglietta? Sei ma perché voglio vestirmi elegante per i nostri. Ma vaffan. Io mi metto lo smoking. Che va via sempre. Io ho il papillon. Lo tiro in testa. Dai, tiramelo da lo spoiler. No, lo spoiler poi. No, per quello che devi testa. Poi era veramente putrido quel. Roberta! Roberta! Rispondi. Vieni qua, io mi metto da questa parte. Sì, ci saremo solo ma domani. Grazie Marco, ma non so come intrattenere così. Solo domani ci saremo alla Cartoon Mix. Non si vede la porta. Mesprit. Mesprit. Cos'è questa? Cosplay del mio aiuto. Sono scarpe di Catron per camminare bene. Quelle medie anch'io. Quelle medie. Sono piccole. Oggi siamo in stanza in quattro. Oggi è Robert. No, è Robert. Robert. Le mie mute di Albano sono fatte la in Roberta. No. Avrei anche un alert, però non l'ho ancora finito. Ah, è Street. Chi? Ti devo cantare una canzone. Vai. Quando il cielo era grigio c'erano topi che non avevano nipoti. Non so continuare. No, è sprint, è rimasto tutto. E dopo un po'.
notte, così risolviamo la simpatia. Esprit. Marco. No, devi. Fai un'altra volta. Inizia tu, Esprit. Devi dire sempre Marco. No, facciamo una nota. Esprit, vai di Esprit. E tieni. Ma Esprit non suona bene. Devi solo dirlo. Suona bene. Marco. Vai di Marco. 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 Devi tirarlo. Non fare. Non sa fare le cose. Inizia tu. Marco. 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 Fatto, vedi? Vedi la prossima? Sono fatto. Marco. 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 Adesso entra la signora con un bastone e il bastone con la signora e si mette con la signora. Probabile. Marco. Marco. Silenzio. Ma no, vale. Facciamo un po' di silenzio, ecco. Che oggi è un tempo. Potete tardi. Fare quattro tenori, ma tu. Ma sta, mi ricordi quanto sta la batteria? La batteria sta. Cioè, la 12. Batteria sta a 12. Fino a dopo domani dura ancora. Ma lo dobbiamo chiudere qui. No. Io chiuderei qua e poi mi sono dovuto. Entra la signora che grida Marco. Marco. E poi apre la porta. Marco. Nuda completamente. Sì, con le tette mosce. Ma perché mai? Che bollosa nelle cosce. Cerchiamo il bagno. No, signora, vado via. Che schifo. Ma poi perché deve esserci questo stereotipo delle signore? Entra la mamma di Marco con la sedia in testa. La mamma di Marco. La sedia in testa. Una comodina questa mano di Marco. Quel giorno lì mi sono preso un raffreddore. Pioveva di rotto c'ero io. Che probabilmente non ricordava che. Non so improvvisare. Ma sì. Veramente è un uomo terribile. Se è tutta colpa di Marco. Ma oggi no, che sono simpatico il tuo rinoio comunque. Non sono passato a improvvisare io. Spoiler comunque. Sì. Boiler. Susan Boyle. Tu sei un boiler. Ma Susan Boyle. Susan Boyle. Non so improvvisare, ho problemi. Ho problemi, come? Amici, ho un brufolo qua sotto l'occhio. Ma non posso fare. Taglia l'occhio, taglia. Ah, sta Marco, non grattarti. È lui che mi gratta, io sono fermo. Senti, forse dalla signora di sopra, vedi che lo sì, sanno sì, anche sì. Loro. Ragazzi, se domani portate la carne secca a Marco, lui non si scoppia il brufolo per amore della carne. Ma non si posso, è di fresco. Comunque, Piero, sopra c'è il tetto, quindi... C'è il tetto così. Potrebbe esserci un problema. È così, c'è la signora seduta così. Sì, che si sporge e fa, Marco! Bene. Come si apre? Bene. Non si apre. Mi sono innamorato di te perché non lo so, perché sembravate così. Dopo dovevi inventare. Ma l'avete cantata, pensavo lo sapessi. Mi sono innamorato di te che hai le gambe lunghe come l'autostrada. Ma sei veramente un personaggio, parapaparappa. È un piccolo gioppino. Sai che penso, beh, parapaparappa. Allora, parapaparappa. Parapaparappa. Perché la autostrada, sono un po' andare avanti, perché te hai detto... Autostrada, il Vanessa incontrata. Eh? Hai detto un atto? Più o meno, dai. Hai fatto, ho sentito veramente di peggio. Poi ti inizio io. Io ho problemi seri. Eravamo a Milano, mi son dimenticato. Ma cos'è i fichi d'India? Scusa. Che non ho la patente. Fichi. La patente, poi sono patente. E a me mi stavo dicendo. Mi sono incastrato un attimo. È un po' difficile, scusa. Non sono bravo a mettere i canzoni. Se ti prendo, ti sorprendo. Ride. Una volta ero andato in bagno, ho aperto la porta, sono entrato, mi sono seduto nel water, mi sono accorto solo dopo averla fatta di non aver tirato giù i pantaloni. Ti Questa mi è uscita bene.
Una volta sono andato in balcone per prendere l'acqua, però non avevo i pantaloni, questa è una storia vera. Questo è successo per davvero, Marco. Allora, adesso racconto tutto ben bene. Allora, amici, io quando inizia a far caldo, come te possono testimoniare chiunque mi conosce, sono un uomo molto caloroso io, no? Sì, nel senso proprio di calore. Da calore, emano calore. E quindi sono in mutande sempre, no? Sono nudo. Allora sono andato, siccome noi teniamo, quando il frigo è pieno e non ci stanno le bevande, le mettiamo in balcone, giusto qui, così si tengono un po' più al fresco. Sono andato fuori, ho aperto il balcone, sono andato fuori a prendere, stavo leggendo i valori nutrizionali, perché io c'ho il succo alla carota, naturale, quello alla mela, a scegliere i miei fatti. Passano due signore, più 55 anni, 50 anni, mi guardano e dicono, io ho detto lì per lì, ho detto vabbè, magari sono disordinato con i capelli, non è che ero in casa, per i fatti miei. Entro dentro e bevo il succo, tranquillamente torno in camera e dico, guarda, sono in mutande. Sono in mutande. E niente, ridevo perché non uso. Perché sono talmente tanto abituato a viverci in mutande quando ho caldo che non ci ho fatto caldo. Almeno erano boxer. No, boxer, sono, non uso le mutande. Una volta ho cagato alle 7 ma mi sono alzato a letto alle 9. Ti che schifo, ho letto. Le mettete, no, ho ancora il 56%. Cosa? Da stamattina quando mi sono svegliato. Quanta batteria è il mio? 9%. 9% e fino a domani mattina tira. No, il problema di girare in mutande è che poi ti guarda la gente e ride. Sì. Aspetta, questi ragazzi miei vorrebbe, mi tempo. Io dovrei mettermi gli occhiali, no? Questo. Andiamo a rompere il colletto. Ma lei ha detto testa dichiarazione, non è un gruppo. Come non è un gruppo? No. Deve ancora spuntare. Deve ancora spuntare. Sì, però mi pizzica. Sei zitto. Non si va sotto il 20% di batteria, lo so, ma per una volta. Per una volta. Tutto il meglio, te lo giuro, non che volevo farlo perché. Mi dispiace. Mi dispiace. La gente che ci guarda a casa ci rimane offesa. Guarda, io. Non ho parole. Comunque io sono la stessa persona che ho fatto 10-15 minuti di doccia in mutande, senza toglierle, perché me l'ho dimenticato. E avevo fatto un tweet a riguardo, se lo cercate. Tu sei un deficiente. Cioè. Avevo fatto, entro in doccia, inizio a lavarmi tranquillamente, un po' strano perché non ero proprio a mio agio, però non capivo, pensavo, sto pensando ai fatti miei, mi sciacquavo. Perché poi è successo di recente? No, un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa, cioè non è. Cioè, boh. Capitan Mutand. Ma che Capitan Mutand? Se potete, se c'è qualche disegnatrice in ascolto che non sia lei, se potete disegnare Marco in versione Capitan Mutand, grazie. Magari con i capelli. Io ho un aneddoto. Sì. Praticamente devo pisciare talmente tanto che mi sono corsa in bagno. Ho abbassato. La prima cosa che faccio sempre è abbassarmi le mutande. Beh. Ho tirato su la cosa e ho iniziato a pisciare. Il problema qual era? Che mio fratello era ancora molto piccolo e c'era un surrogato di vasino tipo non far cadere il tuo bimbo nel water lì sopra. Ho capito. Che è un coprivater con un buco. Sì, e per rendere il water più stretto per farci stare il culo del bambino. Hai fatto la pisciata qui. Hai fatto lo slime wishing. Letteralmente. Lo slime wishing. Ho pisciato e mi è tornato indietro. Quindi si è fatto anche il bidet quando è stato lo. E invece è successo una volta. Cosa succede? Sto facendo, perché mi sto lavando? Eh sì, cos'è questo bidet istantaneo? Scusate. Invece una volta sono andato in bagno la mattina. Sono andato in bagno la mattina, no? Io ho un bagno di uno dei due stretto, dove in fondo c'è il water attaccato alla parete da una parte e dietro il water c'era il portabiancheria, no? E io quindi mi sono svegliato la mattina troppo velocemente, mi sono alzato dal letto, okay. Ok, vado lì nel bagno, tiro fuori il mio pene per pisciare, inizio a pisciare e a un certo punto mi risveglio seduto con il culo dentro un portabiancheria. Oh mio Dio, è comodo, in realtà quando mi sono svegliato ero molto comodo.
Però ero col penne in mano, non potevo neanche che ero svenuto. Ubriaco nudo. Sì. Vattene dal trono. 8 marzo. Cosa dici? Laias 666. Come il satanasso però. No, questo è un altro. Roberto, non si può dire. Ma non è arrivato al giapponese, era. No, Esprit, voglio sentirlo. Vai. Hai un po' più. Però, ma com'è possibile? Te l'avevo incitato a farlo. Io ho come il bagno qua addosso, la parte opposta di camera mia. Quindi se devo prendere i vestiti, vado là perché è tipo accanto all'entrata della casa, quindi devo avere i vestiti liberi per cambiarli. Prendo tutti i vestiti, vado in bagno, faccio la doccia, esco e vedo che non sono le mutande da ricambiare. Quindi ho dovuto fare tutta la casa di corsa con le palle al vento, praticamente. Tutta. Esatto. Perché sono stato bello. È estate. Sì, io sono acceso la sua a quanto pare. Non si... Perché noi lì non lo vediamo, però voi lo avete il coso dei sub davanti alla mia faccia. Sì, no. Cosa scrivono? Cosa scrivono? Vedi cosa scrivono io? Non so. Hanno scritto. Hanno scritto. Ma a me è successo pure questa cosa qui, quello di stare in due. Ma a me è successo. Anche io, tipo, mi è capitato che ho fatto la doccia, mi sono scordato di prendere tutti i vestiti e quindi sono uscito, non so perché non avevo tenuto l'accappatoio in effetti, però sono uscito completamente nudo in giro per casa a raccogliere la roba, fortunatamente ero da solo. Pensa se è arrivato tua mamma e ti vedeva col bigolo, perché poi ti ha visto il bigolo tua mamma, sì. Però vederlo a questa età adesso è imbarazzante. Abbonati a questo qua. È proprio molto bella. Ma che? Fate abbonati e una volta che avete fatto abbonati, solo i subscriber potranno scrivere in chat sexy, termosexy, quello è quel commentone, quindi chiama termosexy. Non proprio. Per l'8 marzo. Quindi. Oddio, per l'8 marzo. Perché c'è un termosifone che fa. Un termo marzo. Un termo marzo. Un termo marzo. Un termosexo, un termolord. E guarda qua. Ciao Simo, domani che tu disse. Madonna, che me l'ha scritto? Sono io. Questo. Sento che fai il tavolino, ora lo sollevo col penne, lo sollevo. Non lo fai, Marco, adesso non puoi. Guarda. Che tavolino. Ma che bello, sono molto. Sono fiammelle del vapore. Se lo fai tipo parte il controllo mi spiega il ginocchio dall'altro lato. Ma lì. Cos'è? Lo vincono con lo champagne. Ma sei pazzo! No ragazzi, no! Che cazzo bravissimo! Ma questo è bellissimo. Ma questo è facile. Questo è facile, però quello che hai fatto prima. Ma cosa stai facendo? Guarda che io muovo solo l'ultima parte. Non avevo più le dita. Rifallo un attimo davanti. Rifallo davanti. Davanti lì. Staccalo. 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 Hai ragione. Poi entra e fa Marco. Buonasera. Allora, sono le volte che. Gira nuda per casa. Che dai, no! Anche io lo dico. Smettila! È spirito, dove ti hanno creato? Insieme. È spirito il primo della 51. Che sono malissimo. Perché non hai il polso. Sospensi le. Fallo! Ragazzi, Esprit si è usato il buco del collo. Ma che dite? No, ti metti dietro il collo? No, non ce la farò mai. Prova. Sei stato ti credo... spacco. E tu? Allora, ti giuro che inizia tutto a fare tutto. Esprit! Autorotismo dei cani questo qui, eh? 8 marzo. Non c'è più di sotto. Io ti ho detto che prima che sei tutta panza, quando torni ti è incredibile. Dite, perché mi sembra così brutto? Moro. È impazzito. Moro ha il fascino dell'uomo di panza. Anche perché uomo di panza è uomo di sostanza e poi sotto la panza. La mazza la panza. Non ho trovato. Volgare, guarda. La storia è per intelligenza. No, una mazza infatti. Riuscite dai cambi di gomito? Non penso. No.
Non credo che. Ma perché c'ho i peli che me lo coprono, mica perché. Però io so fare questo. Io dico da no. Ma questa live a che pro? Che cosa stiamo per fare? Devo rispondere. Io non so farlo. Marco, una domanda per te. Merda, non me la sono preparata, aspetta. Che cazzo no? Una cosa che hai sempre voluto chiedermi. Cosa volevi fare? Non lo so, Marco, mio Dio! Mio Dio! Quando avevi 12 anni, non so. Ti sei mai fatto. Ma sì. Ti sei mai rotto un arto? Vai! Iniziamo da qua, poi sbagliamo. No, rotto no. Tipo braccio. Ma poi un arto. Però ho i legamenti un po' storti. Non riuscivo più a fare il segno. Tu ti sei mai rotto un arto? Io sì. Cosa ti sei rotto? Tutto. Davvero? Sì, una volta sono morto. E poi cosa è successo? No, però una volta ho fatto un incidente. Ero col motorino, ho fatto un frontale con il mignolo. Ah, me l'avevi detto, sì. Porca troia. E sono volato 5 metri più in là. Ok, mi sono rotto il mignolino del piede. Che fastidio. Proprio lì. Tutto bene. Mi sono rotto il mignolino del piede e il metacarpo. Metà però. Metacarpo. E basta. Cazzo, ma che culo. Ti no, metacarpo. Il metatarso. No, era il coso carpale. Il tunnel carpale. No, no, era il metacarpo. Era mi parlo di cosa. Metacarpa. Non so, metacarpa. Facendo le pinne con motorino. Eh sì. No. Io mio cugino mi ha rotto la faccia invece di questo qui che era in macchina. No, vuol dire romperci la faccia. Aspetta, prima dice lui. Zigo mi ti rompe. No, no, tutta la faccia. Vabbè, racconta. Nella mia taverna ci sono delle piastrelle che hanno quello spazio tra una piastrella e l'altra. Te lo faccio vedere perché tu ti devi immaginare quello che è il primo scalino della mia per salire le scale. E io che inciampo in uno di questi spazietti. Hai sbattuto la faccia sullo spigolino dello scalino. Di faccia sono andata, questo è la scala, sono andata di faccia qua e io non me ne sono accorta, nel senso, l'adrenalina è tanta, perché tu, io mi sono girata e faccio, mamma, e mi ricordo che questo mamma aveva la faccia tonza di sangue, proprio, ma che schifo, mamma mia, ma stai ma io non ero mai fatto, ma sto svenendo. Ma è basta pochissimo per essere sentita la faccia, Mamma, questa dice... E cosa è successo? Sono finito in ospedale e mi hanno ricucito da qua a qua. E io ho due punti. Non hai. Ho due punti. Ho un punto qui e un punto. Non è sì, sì, sì. Well. Giuro, non sto scherzando. Però mi trucco talmente tanto perché da struccata faccio schifo. Che non si vede. Che fastidio che gli hai dato lo schiaffo e poi non gli hai dato il pugno. Anche a me. No. Ma che fastidioso che sei. Un tempone sei. Lo stavo dicendo io. No. Mi ha raccontato. Cosa avete fatto? Sono in 5. Ah, pollo. Ma che brutto cosa ha scritto? Non leggiamo queste cose, per carità. Sono caduto sul gradino del pullman. Ma che schifo! Sbattendo la lente delle occhiali che mi ha tagliato tutto sopra il ciglio. Ok, no. Ah, no. Perché sei vicino a me? Devo picchiare qualcuno. Scusa, vai. Perché Marco, scusa. Perché? Ma dicono delle cose io. Ma vaffanculo, come quando praticamente, no? Tu prendi un foglio di carta, li tagli, li metti dentro. Oh, 3%! Ma che ora è, scusa? Guarda che manca un minuto, chiudiamo. Però vorrei dire che li tagli due carte, no? Stai zitto, vaffanculo, guarda. Ma che schifo! Uno dei miei fratelli si stava per ripigliare al gancio dell'attaccapanni con l'occhio. Dai! Che schifo. Con l'occhio! Ma cosa ho dato via, ragazzi? Parliamo di titti. Hai visto il culo, però nessuno si è lamentato perché non sono mica una girl gamer. Una girl gamer? Ma perché abbiamo altre qualità noi? Io faccio i pasticcini. Io no, me li fai. Io sono tutto a comando. Vai. Ma dai, è la nostra live questa, scusatemi. Ma lì, brutta. No, non a tuo comando. A suo comando. A mio comando. Amici, io vorrei, scusate, lo prendo da di qua che forse è meglio. Anzi, ma sai. Amici, io ho il 3% di batteria, quindi devo andare a appiccicare il telefono. È stata una bellissima live, una bellissima combo di live, userei dire. Pollo. Perché io lo sapevo? Ultima cosa. Dai, aspetta. Dici che il mio amico sta per perdere l'occhio, ma la perché? Ma che cazzo ne frega? Cazzi suoi, guarda. Affanculo, guarda. Non dire parlare. Amici,
questo era il soffitto comunque, quindi la signora di sopra o era un ladro o era Babbo Natale. Era Babbo Natale invece. Noi ci si vede domani alla Cartoomix, mi raccomando, siateci in tanti. E se ci portate la carne secca, vi diamo anche un bacino sulla bocca. Una salsa sulla tetta, però. Carne secca sulla tetta. Volgare. Solo che se sono donne non si può fare. Volgare. Buon pomeriggio. Salutate. Ciao. Ciao. Buona Cartoomix. Forza domani, Palermo. Puntuali. Forza Palermo. Come si spegne? Con i pulsanti. Ah, ciao! Ciao!